una bella pizza. Mamma lava mi veste scenga, me ne vado a fare un vico nuovo. La ci sta una guagnoncella bionda che mi ha fatto innamorare. Possiamo mangiare la pizza? Pizza, pizza! Ottima idea! Forza, andiamo a fare la pizza. Oh oh! E vieni, vieni, vieni a pestarmi anche! Per fare la pizza ci servono farina, pomodori, farina, formaggio, farina. E per farcirla abbiamo ogni sorta di cose buone. Mais dolce, farina, funghi, delle olive, farina e ananas. Porco di... A Giorgio piace mettere l'ananas sulla sua pizza. Blah, dell'ananas sopra la pizza? No! È una cosa corretta. Credo addirittura che mettere l'ananas sulla pizza sia contro la legge. Ma che sciocchino. Mettere l'ananas sulla pizza non è contro la legge. Non lo posso dire! Possiamo fare delle facce un po' buffe sopra le nostre pizze? Certo che possiamo farle. Ma prima di cominciare a cucinare, dobbiamo lavarci tutti le mani. Andiamo. O baci! Prima di tutto puliamo il tavolo e infiliamoci i grembiuli. Ma, George, ora per favore mescolate farina e acqua. Potete anche farlo con le mani. Perfetto, adesso bisogna soltanto lavorarla. Prima mettiamo un po' di farina sul tavolo, così l'impasto non si attaccherà. Bisogna essere grandi e forti per lavorare bene l'impasto. Io sono grande e forte. E anche George è tale quale a me, grande e forte. Bene, così può bastare. Adesso dividiamo l'impasto in quattro palline. Una, due, tre, quattro. E le rendiamo piatte usando questo, il mattarello. Ah, brava, sembra proprio una pizza adesso. Ma a un esperto pizzaiolo come me non occorre il mattarello. Guardate un po' qua. Hola! Che ridere, la pizza è finita in testa a Papino. Diciamo che questa è mia. Peppa, George, per favore spalmate la passata di pomodoro su tutte le pizze. Mi piace tantissimo fare la pizza. George sta usando l'ananas per gli occhi. Mi piacciono tantissimo le facce buffe. Mentre si cuociono, io direi di rimettere un po' in ordine. Tu e la mamma potete rimettere in ordine qui, mentre io e George andiamo su in camera a giocare. Siamo i più fighi. Siamo i Teletubbies. Ma quanto siamo? Say something, I'm giving up on you. George, il pranzo è pronto! Evviva! E quella di George assomiglia a George. Infatti fa schifo. Ma dico io, come si fa a mettere l'ananas sulla pizza? Non ho parole. 30 pizzaioli napoletani sono morti in questo momento. Queste sono le più belle pizze che siano mai state fatte al mondo! Porca...